5, questo è quanto gli è stato richiesto. Rudisha vorrebbe fare praticamente 2.400 praticamente uguali, naturalmente il primo un po' più lento per via della partenza, ma il ritmo deve essere lo stesso. Rieti è mancata un po' la parte finale, gli intanto qui è partito 100 metri. Più veloce Attilio, è partito più veloce Rudisha rispetto a Tanguy, che adesso deve un po' affannarsi per recuperare il primo posto. Il riferimento sarà ai 600 metri sotto 1.15, Rieti era passato in 1.14.28, ha vinto a Bruxelles due sere fa in 1.43.96, ha vinto il diamante e ha iniziato a marzo a Melbourne, poi è stato fermo due mesi, ha vinto un po' dappertutto e cerca il mondiale. Lui primatista del mondo due volte l'anno scorso nello spazio di 8 giorni. E dietro Attilio, in mezzo a tanto Rudisha, c'è anche un Mohamed Amman, che è il primatista mondiale allievi, che è assolutamente attrezzato da seguire, classe 1994. Vediamo il passaggio, 50.21, direi abbastanza lento, ma la pista è pesante, è difficile. 50.38 per Rudisha. Pista difficile, con molto, questa molto pista difficile. Bagnata, perdi molto per ogni appoggio. Infatti vedete che stanno ancora lì, addirittura Mann tiene il passo di Rudisha, cosa che solitamente non si vede. Adesso vediamo un po', però mi sembra che Mann ne abbia più di David Rudisha. Secondo me Rudisha si è reso conto di non essere in grado di fare il tempo quest'oggi. Adesso vediamo in questo finale, siamo ai 600 metri. 1.17, siamo fuori. No, ma non ci siamo, lo vediamo, perché quando Rudisha va per il record ha un 30 metri di vantaggio sugli altri. E qui addirittura Mann che attacca, attenzione però perché sarebbe notizia, visto che Rudisha non perde praticamente dal 2009. Rudisha in difficoltà in questo finale, Amman prova a prendersi il primo posto e arriva qualche cosa, forse di storico, attenzione Amman contro Rudisha, Amman contro Rudisha e il primatista mondiale allievi, 1.43.49, che grande gara da parte di Mohamed Amman, va a vincere davanti a David Rudisha e questa è la notizia, era venuto qui per fare il record del mondo, ha perso l'imbattibilità che durava non so da quanto, Attilio, forse dalla semifinale di Berlino 2009. E 2009 lui non era andato in finale, 26.07 gli ultimi 200, questa è la notizia, Rudisha ha battuto, dunque noi chiudiamo qui, siamo davvero di corsa, Amman ha vinto, Rudisha secondo, ringrazio Stefano Tilli, ringrazio Attilio Monetti, ringrazio naturalmente alla regia Antonella Rossi e l'esterna 2 di Milano per le riprese, direi di salutare, di chiudere qui. Da Luca Di Bella, grazie e buon proseguimento con i programmi di Rai Sport.